Salve, oggi vi voglio portare di nuovo un argomento scientifico che ha a che fare con la fusione nucleare a confinamento magnetico. Però, anziché applicazione di questo concetto, di questa tecnologia per la produzione di energia, oggi vi voglio parlare di un'applicazione per la propulsione spaziale, quindi per i viaggi interplanetari o eventualmente interstellari, anche se quello è una cosa ancora molto remota. E l'argomento, diciamo così, mi è saltato alla mia attenzione. Perché qualche tempo fa una persona che conosco, una conoscente, mi ha chiesto informazioni, mi ha contattato per avere informazioni sul appunto, eventuale uso della fusione nucleare per l'applicazione spaziale. Io non ne sapevo niente, non mi ero interessato della cosa fino ad allora e quindi ho cercato qualche materiale. L'interesse di questa persona era motivato dall'intenzione di voler scrivere un racconto di fantascienza. E quindi voleva avere qualche base scientifica su cui basare appunto il suo racconto. Io quindi mi sono un po' informato, ho cercato un po' in giro e ho trovato che esistono effettivamente un certo numero di studi scientifici sull'argomento, studi seri compiuti nel corso dei decenni, appunto di applicare questa tecnologia della fusione nucleare allo spazio. La ragione, anche abbastanza intuitivamente, è che il processo della fusione nucleare è molto energetico, è molto potente, quindi viene abbastanza ovvio l'idea di provare a applicarlo per la propulsione di un'astronave, che ri riduca notevolmente i tempi di viaggio, soprattutto per pianeti lontani. Allora mi sono un po' gettato nella ricerca, ho trovato molto materiale. Il primo documento, perlomeno tra quelli interessanti, tra quelli un pochino stimolanti, ecco, che ho trovato, si chiama Realizing 2001 A Space Odyssey, Piloted Spherical Torus Nuclear Fusion Propulsion. Un lavoro di un certo numero di autori, che adesso vado a leggere perché ho qui il documento stampato. Gli autori sono Williams, Dudzinski, Borowski e Juhans, dell'Istituto NASA John H. Glenn Research Center, Ohio. Questo è un lavoro del 2002, quindi di 20 anni fa, ed è un lavoro appunto della NASA, quindi realizzato da questa istituzione che è relativamente, anzi abbastanza seria per quanto riguarda la questione dell'esplorazione spaziale. Quindi la cosa è essere stata presa molto sul serio, nonostante il titolo sembri, cioè, richiami esplicitamente questo capolavoro della fantascienza che è 2001 Odissea nello spazio. Infatti il concetto di astronave a propulsione spaziale che viene qui analizzato è esattamente quello che sta dietro l'astronave che si chiamava Odyssey 2, che era la nave che portava l'equipaggio umano fino all'orbita di Saturno, mi sembra. Quindi in questo documento ho trovato molte informazioni. Questo è un documento molto ben scritto, secondo me molto ben comprensibile, anche se in alcuni tratti forse è un po' tecnico, però diciamo che gli aspetti tecnici sono ridotti all'osso e qui si mostra soprattutto la fattibilità pratica, anzi per lo più teorica, ma si spera in un futuro non troppo lontano anche pratica. Di questo tipo di dispositivo vengono messi in luce i vantaggi e gli svantaggi, le eventuali difficoltà, anzi le evidenti difficoltà di realizzare questo lavoro, però sono rimasto un po' insoddisfatto dalla trattazione scientifica, quindi la parte che riguarda proprio la fisica, il funzionamento di questo reattore, è trattato un po' in maniera quasi ingegneristica, direi. Quindi sono andato un po' oltre, ho cercato oltre e diciamo che ho trovato altre cose. Intanto però un'altra cosa che devo menzionare a proposito di questo lavoro, che poi vi mostrerò un pochino più in dettaglio, perché avendolo stampato posso mostrarvi delle immagini, dei contenuti, delle tabelle, insomma, abbastanza interessanti. Una cosa interessante è che si evince già dal titolo, è che questo prototipo si basa su un concetto di tokamak sferico, spherical tokamak. Ora, il tokamak è il dispositivo a confinamento magnetico che viene adottato oggi in tutti i laboratori di ricerca nel mondo, con alcune eccezioni, per cercare di realizzare la fusione nucleare sulla Terra. Il tokamak è un concetto che si è risultato vincente per varie ragioni su altri sistemi di confinamento e che ora sta dando i migliori risultati. E la strada per la fusione per i prossimi reattori si basa sulla tecnologia del tokamak. ITER, per esempio, e anche DEMO, che sarà il primo reattore dimostrativo che verrà nei decenni a venire, sono tokamak. Ma questi sono tokamak che hanno quello che si dice un grande rapporto d'aspetto. Il rapporto d'aspetto è
rapporto tra una lunghezza principale, che è il raggio maggiore, e il raggio minore, che invece è il diametro della camera del tokamak. E qui in questa immagine potete vedere un esempio di due concetti di tokamak. Quello più esterno, che somiglia più propriamente a una ciambella, è il tokamak ad alto rapporto d'aspetto, come ITER. Quindi il raggio maggiore, che è la distanza del centro della camera dall'asse di simmetria, è molto più grande del raggio minore, che è il raggio di questa camera. Al centro si trova invece un tokamak sferico. Non so se la figura è costruita in modo tale che abbiano lo stesso volume, però si vede la differenza. Questo tokamak sferico ha la forma proprio di sembra una mela, effettivamente, con il torsolo e la polpa esterna. La colonna centrale è quella dove si trovano poi i magneti che generano il campo toroidale, ma vedete che qui il rapporto tra il raggio maggiore, cioè questa distanza qui, e il raggio minore, che è il raggio della camera, è circa 1. E il tokamak sferico complessivamente ha una forma più o meno sferica, appunto. Quindi questa è la differenza. Il tokamak sferico è un concetto molto più compatto, molto più piccolo, ha una forma anche diversa, geometrica, vedete? Il tokamak di grande rapporto d'aspetto non è particolarmente allungato, invece il tokamak sferico è molto allungato. La scelta del tokamak sferico è dettata da ragioni di performance, ma anche di volume, come potete immaginare, e quindi di ingombro sostanzialmente. Quindi il tokamak sferico si adatta molto di più all'applicazione per un eventuale uso per propulsione spaziale. Quindi, dicevo, questa era la base, poi ci saranno molte altre cose più tecniche da dire, ma su questo entrerò più nei dettagli dopo. Nel frattempo vi dico che ho anche fatto una ricerca più estesa, non mi sono limitato a leggere quest'articolo. Ho cercato altri articoli che si riferissero all'uso della fusione nucleare per la propulsione spaziale e ho trovato altri lavori, diciamo, complementari a questi. Un lavoro riassuntivo che ho trovato abbastanza interessante, si chiama Fusion in Space, titolo molto generico, molto semplice, di tale Zeltsov e Kulygin, sono due autori russi, infatti questi appartengono al loro istituto, è il Kurchatov Institute di Mosca, molto prestigioso. E questo è un lavoro del 2018, quindi quasi 20 anni dopo questo lavoro, vabbè, 16 anni dopo questo lavoro della NASA del 2002. Quindi è un lavoro riassuntivo in cui vengono esaminate tutte le varie possibili tecnologie che sono state concepite e anche realizzate per la propulsione spaziale, tra cui anche i famosi motori a ioni o motori a plasma, di cui ho parlato in altri video. In cui affrontavo questa tecnologia e in un video in particolare parlavo anche del motore a plasmoidi, che è un concetto un po' più avanzato, un po' più esotico anche, però sempre basato sul motore al plasma sostanzialmente. In questo lavoro di questi due autori russi del 2018 si esaminano i vantaggi dell'accelerazione elettrica o elettromagnetica, che è quella che distingue i motori. Per esempio a ioni o al plasma dai motori chimici, quindi per esempio i razzi usati per esempio per mandare i satelliti in orbita al momento o anche mandare le sonde nello spazio, che si basano sulla combustione di combustibile come idrogeno e ossigeno oppure metano. Quindi la propulsione elettrica o elettromagnetica, che è alla base dei motori a ioni o motori al plasma, è più efficace perché permette di accelerare il propellente a velocità molto più alte. Infatti, in questo lavoro di questi autori russi, Fusion in Space, si apre con una citazione, di Tsiolkovsky. Tsiolkovsky era un grande pioniere, diciamo, degli studi sulla propulsione spaziale, che agli inizi del secolo scorso, i primi del Novecento, appunto, ricavò l'equazione del razzo di Tsiolkovsky che lega la velocità di propulsione di un'astronave alla velocità di eiezione del propellente. E alla massa del combustibile o del propellente, e si vede che questa velocità di accelerazione è proporzionale alla velocità di iniezione del materiale, ma solo logaritmicamente, scala solo in modo logaritmico con la massa del combustibile. Quindi è più vantaggioso avere un propellente che viene accelerato maggiormente invece di avere una grande quantità di propellente. Questo è il vantaggio. Per esempio dell'accelerazione elettromagnetica o elettrostatica. E la fusione nucleare permette in teoria di raggiungere performance ancora più alte, dal momento che
Solitamente i motori a ioni o motori al plasma hanno una grande efficienza, quindi una grande velocità di iniezione del materiale, ma una bassa potenza perché la massa del materiale iniettato è molto debole, è molto scarsa. Invece, in un reattore a fusione, basato sulla tecnologia della fusione, potremmo avere entrambe le cose, quindi alta velocità delle particelle iniettate e anche una grande quantità di tali particelle, proporzionale eventualmente all'efficienza di questo reattore e al suo volume. Quindi in questo lavoro vengono esaminate tutte le varie possibilità, le varie, come dire, le varie alternative e soprattutto viene considerato un concetto di propulsore elettromagnetico che si chiama Vasimir, che era stato, se non sbaglio, realizzato negli Stati Uniti dalla NASA diversi anni fa e si basa sul riscaldamento di plasma tramite onde elettromagnetiche. Essenzialmente questo concetto di motore Vasimir, per quanto ho capito, si basa sostanzialmente su una camera in cui si trova del plasma e che viene riscaldato tramite onde elettromagnetiche, microonde. Dopodiché il plasma viene incanalato magneticamente in una direzione specifica per cui è come se ci fosse una direzione di uscita, una direzione di iniezione e questa costituisce la spinta per il mezzo. E questo Vasimir sembra possedere anche una certa efficienza, quindi è un sistema di propulsione che è stato studiato. Per quanto riguarda invece la fusione, quindi l'uso della fusione vera e propria, non semplicemente riscaldamento del plasma con microonde, sono stati considerati sostanzialmente i pro e i contro, senza entrare particolarmente nel dettaglio dei vari concetti, e in particolare le difficoltà di realizzazione della cosa a causa degli evidenti problemi, come il fatto che è necessaria una grande potenza per alimentare un reattore a fusione, anche solo per farlo partire, e il peso, per esempio, che è associato alla struttura, sia alla struttura di supporto, sia ai materiali stessi del reattore e a tutto il resto dell'astronave, che sono comunque centinaia di tonnellate, quindi sono ai limiti, o forse eccedono i limiti della portata, della capacità dei razzi attuali. E infine, quindi dopo aver esaminato tutte queste Dopo aver fatto tutta questa specie di percorso attraverso i decenni, sono approdato a un documento più esaustivo, più comprensivo, che riguarda la fattibilità pratica e anche le performance, quindi c'è uno studio tecnico piuttosto dettagliato, di un sistema di propulsione basato sulla fusione nucleare realizzata tramite tokamak sferico, che è l'idea che sta alla base di questo concetto appunto della Odyssey 2. Odyssey 2. Questo documento si chiama Study of Magnetic Confinement Configuration for Fusion Space Propulsion, quindi abbastanza esaustivo come titolo, una tesi di dottorato di tale Adam Pagan, S. Pagan, dell'Università di Stuttgart, un lavoro del 2014. È un lavoro di quasi 200 pagine, sono circa 194 pagine, quindi molto corposo e è molto ben realizzato, effettivamente molto istruttivo. Io l'ho letto tutto, alcune parti più interessanti, altre meno, ma la parte veramente interessante è il tentativo di modellizzare la fisica di questo reattore a fusione, in definitiva con un tokamak sferico, usando dei modelli semplificati, ma che sembrano rendere conto più o meno di tutto ciò che è rilevante, quindi i processi di fusione, il bilancio della potenza, il ruolo delle impurezze o dei prodotti di scarto, che sono vengono dette le ceneri, che in definitiva è l'elio che si crea nella fusione. Nei reattori tipici, che sono, o meglio, nei tokamak che vengono operati oggi, il ruolo delle impurezze o dei prodotti di scarto viene di solito o trascurato o considerato minoritario, invece in un reattore di fusione che produce a ritmo continuo della fusione nucleare, queste cose non sono trascurabili. Quindi questo lavoro è molto dettagliato e appunto si analizzano le performance di questo sistema secondo anche diversi concetti. Infatti, se il tokamak sferico può essere usato come reattore di fusione e c'è essenzialmente un solo modo per utilizzarlo, che è quello di realizzare la fusione nucleare, estrarre l'energia sotto forma di calore tramite certi cicli di raffreddamento che poi portano via il calore e poi alimentano delle turbine elettriche. Per l'applicazione, per la propulsione spaziale, invece ci sono diversi concetti.
che vengono detti in termini tecnico hash drive, working gas drive e variable working gas drive, che si basano su diversi impieghi della spinta, quindi diversi modi di realizzare la spinta. Il metodo hash drive sostanzialmente prevede che solo i prodotti di scarto, che sono quindi gli atomi di elio, i nuclei di elio, contribuiscano alla spinta, quindi sono quelli che, venendo espulsi dal reattore, producono appunto la spinta. Però questo si è visto avere poca efficienza, o meglio, l'efficienza in termini di accelerazione di queste particelle è elevata, ma la spinta è piccola perché, la frazione, la massa di queste particelle è piccola. Il metodo Working Gas Drive invece prevede che ci sia, oltre all'accelerazione di queste particelle di scarto, anche un ulteriore flusso di gas che viene iniettato artificialmente. Questo viene riscaldato dal tokamak per via del calore che viene rilasciato e poi accelerato in coda al veicolo. Questo ha una spinta molto maggiore, effettivamente, però un'efficienza minore in termini di velocità dei prodotti di scarto, cioè di iniezione. Perché il gas che viene riscaldato dal plasma, dal tokamak, non raggiunge quelle stesse velocità di accelerazione delle particelle di scarto, delle particelle alfa, i nuclei di elio. Quindi è una via, insomma, non è la strada ideale. Infine è stato proposto questo variable working gas drive, in cui il flusso di questo gas ulteriore, che serve a dare maggiore spinta, viene regolato, in modo tale da trovare un compromesso, un bilancio, diciamo come si dice, un trade-off tra la spinta e l'efficienza. E questo sembra essere la via privilegiata. Oltretutto, un reattore a fusione realizzato col tokamak sferico per l'uso spaziale deve avere anche un modo efficace di dissipare il calore, perché nello spazio, contrariamente a quanto uno può aspettarsi, è difficile liberarsi del calore perché uno non può usare la convezione o la conduzione perché non c'è niente intorno a te, c'è solo il vuoto. L'unico modo per dissipare calore è l'irraggiamento. Quindi, tu devi creare dei grossi pannelli metallici o di qualche altro materiale che irraggi energia nello spazio sotto forma di onde, infrarosso, sostanzialmente, raggi infrarossi. Serve anche un motore, un ciclo termodinamico che produca elettricità, che serve a alimentare i sistemi di bordo e a sostentare l'equipaggio. E poi serve tutta una struttura che contenga il motore e che poi colleghi quest'ultimo al veicolo che contiene gli astronauti. Quindi in generale tutto l'ammaradam, tutto il complesso è molto complesso, è molto complicato, quindi è difficile anche solo immaginare di realizzare una cosa del genere. Mandare in orbita una cosa del genere intera è quasi impensabile, quindi sia per il peso di tutto l'insieme, sia per la dimensione. Vi mostrerò che le dimensioni di un'astronave come questa sono molto importanti. Quindi l'idea probabilmente è quella di mandare i pezzi in orbita e poi assemblare in orbita il tutto e poi questo verrebbe fatto partire per lo spazio. Ora, di questo lavoro, questa tesi di dottorato di quasi 200 pagine, in verità esiste anche un riassunto, una versione sintetica di 10 pagine, 12 pagine, in cui vengono riportati sostanzialmente i risultati. Adesso io vi mostrerò nell'ordine questi articoli, appunto nell'ordine in cui ve ne ho parlato. Quindi prima l'articolo della NASA, come realizzare questo concetto dell'astronave Discovery 2. Poi questo lavoro riassuntivo, complessivo, diciamo, di questi autori russi, però questo ve lo mostrerò sul computer, quindi mostrerò la versione digitale, e infine vi mostrerò questo lavoro riassuntivo in cui si entra più nel tecnico, vengono mostrate le performance e i risultati di questi calcoli, di questi modelli. Quindi cominciamo con questo lavoro che ho stampato in quanto ritenevo particolarmente significativo e quindi l'ho riletto un po' di volte e secondo me è bello ogni tanto stampare anziché avere semplicemente sul computer degli articoli che si ritengono abbastanza importanti. Comunque questo lavoro si intitola, come vi ho detto, Realizing 2001 A Space Odyssey, Piloted Spherical Torus Nuclear Fusion Propulsion di Williams, Luzinski, Borowski e Juhasz della NASA Glenn Research Center 2002. Appunto, questo è un lavoro che si propone di mostrare proprio la fattibilità tecnica, diciamo così,
anche pratica per quanto riguarda tutti i vari sistemi che, stanno a, che servono per il funzionamento di un veicolo di questo genere, quindi non solo il reattore che fornisce la propulsione, ma anche il modulo dell'equipaggio, il ciclo termodinamico che serve a estrarre calore dal reattore per produrre energia, la struttura di supporto, il sistema che irraggia energia insomma, per raffreddare il tutto. Quindi è un sistema, cioè è un articolo che ha l'obiettivo, l'ambizione di essere onnicomprensivo e mostra anche delle interessanti immagini, appunto vi mostrerò quelle anche perché leggervi il testo non mi sembra particolarmente costruttivo. Qui vedete un'immagine schematica dell'astronave, qua in alto vista diciamo in prospettiva e qua sotto vista dall'alto, diciamo così. Questa lunga serie di pannelli che vedete sono i radiatori, che servono per dissipare il calore, come vi dicevo, nello spazio. L'unico modo per dissipare il calore è quello di irraggiarlo tramite infrarossi sostanzialmente. Quindi serve una grandissima superficie metallica, diciamo idealmente, per dissipare energia. Qua in alto c'è il modulo dell'equipaggio, che vi mostrerò più ingrandito in una prossima immagine, che è sufficientemente lontano dal reattore che si trova qua giù, per ragioni sia di sicurezza sia di schermaggio dalle radiazioni. E anche forse per ammortizzare la spinta, diciamo. Qua c'è un serbatoio di combustibile che contiene sia il combustibile che viene impiegato nel reattore, che è deuterio-elio-3, la miscela deuterio-elio-3 che è diversa dalla miscela deuterio-trizio che viene impiegata nei futuri reattori, è una miscela che non produce neutroni, quindi rende intrinsecamente più, diciamo, meno problematico gestire la fusione, però richiede temperature e campi magnetici più elevati, quindi ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Oltre al combustibile deuterio-elio-3, questo serbatoio contiene anche l'idrogeno che viene usato come gas per l'ulteriore spinta, secondo quel concetto di working gas propulsion o drive, adesso non ricordo come si chiamava, per cui oltre alla spinta dei prodotti di scarto c'è anche dell'ulteriore gas che viene iniettato attraverso la colonna centrale del tokamak sferico. E qua in fondo c'è il reattore che, come vedete, rispetto al resto della struttura è relativamente piccolo, ma molto complicato. Si tratta anche l'eventuale applicazione per una missione. Il fatto è che un reattore che usa la propulsione nucleare, che quindi ha una spinta molto maggiore dei reattori con propulsione chimica, permette di ridurre molto i tempi di viaggio. Qua si pensa ad una reazione, ad una missione verso Saturno, come nel film 2001 Odissea nello spazio, e si pensa di realizzarlo tramite una traiettoria che non è un'orbita ellittica come si usa a fare adesso, quindi per raggiungere un pianeta lontano nel sistema solare si percorrono delle orbite ellittiche che sono le orbite kepleriane, secondo le leggi di Keplero. È l'unico modo perché al momento non disponiamo di abbastanza spinta per poterci muovere in linea retta, dobbiamo assecondare sostanzialmente la spinta dei vari pianeti, si usa un multiplo effetto fionda, si sfrutta l'accelerazione dovuta a dei passaggi ravvicinati con altri pianeti, ma questo allunga i tempi di viaggio. Invece l'orbita che si cerca di realizzare qui è una brachistocrona, che vuol dire minimo tempo, cioè minimizza il tempo, quindi è un'orbita che dalla Terra porterebbe direttamente all'orbita del pianeta che si vuole raggiungere, in questo caso Saturno, minimizzando il tempo di viaggio. E non è una linea retta, evidentemente, perché bisogna intercettare il pianeta che nel frattempo si muove rispetto a noi. Quindi bisogna studiare questa curva, abbastanza semplicemente, è un calcolo che si può fare, e raggiungere il pianeta nel minor tempo possibile. Oltretutto qua si parla di una missione di tipo rendezvous, che credo sia una delle varie tipi possibili di missioni. Io conosco l'orbiter, quindi una missione che viene messa in orbita intorno a un pianeta, il flyby che passa presso il pianeta ma senza entrare in orbita, e il rendezvous credo che sia una missione intermedia tra le due, quindi ha un tempo di viaggio che è sufficientemente breve, mentre una missione che porta il mezzo in orbita richiederebbe un tempo più lungo perché uno deve rallentare quel tanto che basta per entrare in orbita intorno al pianeta. Questa invece è una missione che porta l'astronave presso il pianeta e poi ritorna verso la Terra. Questo è sostanzialmente il concetto. Qua viene mostrata un'immagine del modulo dell'equipaggio.
È un concetto abbastanza interessante che consiste in un ambiente centrale cilindrico al quale sono collegati altri tre ambienti in modo simmetrico, quindi come secondo i vertici, diciamo, di un triangolo equilatero, che hanno questa forma tipo tronco-conica, il tutto ruota intorno all'asse del cilindro, in modo tale che in questi ambienti periferici si crei una certa diciamo, gravità artificiale che non è uguale a quella terrestre molto più bassa, ma quel tanto che basta per realizzare, diciamo, per rendere più agevole la permanenza a bordo. Il viaggio sarebbe ridotto rispetto a un viaggio convenzionale, con i mezzi convenzionali, in modo tale che anche un equipaggio umano possa raggiungere Saturno. Al momento un viaggio verso Saturno con i razzi di cui disponiamo sarebbe troppo lungo per un equipaggio. Viene descritto anche il problema dello schermaggio delle radiazioni, perché un viaggio interplanetario, nello spazio interplanetario, un grosso problema è quello delle radiazioni. Al momento anche solo un viaggio verso Marte è proibitivo, perché un viaggio che duri un anno o più esporrebbe gli astronauti a una dose di radiazione troppo elevata. Altre questioni che vengono considerate sono i vari bilanci di potenza, quindi come la potenza del reattore viene impiegata per soddisfare tutte le esigenze del funzionamento di bordo. E questo viene fatto in maniera sistematica, giustamente la NASA non si lascia sfuggire nulla. Qua in basso viene mostrato schematicamente l'implementazione della spinta tramite il reattore, ma siccome questa immagine è un po' scarsa, un po' bruttina, ne ho trovata un'altra a colori, un pochino più bella. È la stessa però, diciamo che è un pochino più dettagliata. Sostanzialmente questo è il tokamak sferico visto di sbieco, cioè messo tra di traverso. Questo indicato in rosa è il plasma. Qui in verso il basso c'è quello che viene detto un divertore, che sarebbe una configurazione, un componente in verità, che realizza una configurazione magnetica per cui qui le linee di campo sono aperte, le linee di campo magnetico. E quindi in questa direzione le particelle possono sfuggire e in coda al reattore, quindi vengono convogliate e creano la spinta. Al centro dell'asse del tokamak viene iniettato dell'altro gas, secondo quel concetto di working gas propulsion, per cui questo viene riscaldato, perché in questa zona comunque c'è un grosso flusso di calore, e in più viene poi accelerato ulteriormente dagli prodotti di scarto e spinto in coda. Tutto intorno ci sono bobine magnetiche, toroidali, quindi generano il campo toroidale, e queste bobine qua in coda servono a creare l'ugello magnetico, questo magnetic nozzle, che serve a convogliare appunto la spinta del flusso appunto delle particelle. Poi qua giù viene mostrato il ciclo termodinamico che, se non sbaglio, viene realizzato tramite un come si chiama, un concetto di motore Brayton, che però non so come funzioni, credo sia un ciclo termodinamico abbastanza efficiente. E poi dopodiché ci sono un gran numero di tabelle che mostrano tutti gli aspetti tecnici del problema, tra cui il peso dei vari componenti e anche il tipo di materiali che vengono impiegati. Il peso dei componenti è occupato, diciamo, sì, è coperto per la maggior parte dal combustibile e dal reattore. Il combustibile, scusate, non il combustibile, il gas che viene usato per la spinta, che non è lo stesso che viene usato nella reazione. E anche il tokamak stesso, il tokamak sferico con i magneti, eccetera. In quel lavoro più comprensivo, che descrive tutto nei dettagli, viene anche detto come le cose cambiano nel caso in cui uno utilizzi le diversi tipi di approccio, quindi quello che usa solo i prodotti di scarto, quello che usa questo working gas e quello che usa il modulated working gas, quindi la via di mezzo. Hanno diversi pesi legati al fatto che la struttura stessa del reattore, del propulsore, è diversa e anche il tipo di reazione che uno impiega modifica, cioè ha un effetto sulle performance ma anche sul peso. Se uno usa la reazione deuterio-trizio, che produce neutroni, ha bisogno di un più grosso schermaggio, appunto per schermare i materiali, soprattutto i magneti, da un grosso flusso di neutroni. Ed è anche uno dei problemi dei tokamak attuali, bisogna schermare il flusso di neutroni. Però questo richiede temperature inferiori per essere raggiunto, per essere attivata la reazione, e quindi richiede minore campo magnetico per il confinamento.
Invece la reazione deuterio-elio-3 non produce neutroni, produce il nucleo di elio e un protone. Il protone non dà problemi perché è confinato nel plasma insieme al resto delle particelle cariche. Quindi questo richiede minore schermaggio per i neutroni, insomma, per i componenti esterni, però richiede una temperatura di attivazione molto più alta. Quindi ci sono i pro e i contro in ogni cosa. Quindi, dopo avervi mostrato il documento che aveva attratto la mia attenzione all'inizio, che penso che contenga già del materiale molto interessante, vi mostro questo che è una specie di panoramica sui vari approcci alla propulsione spaziale tramite motori che potremmo chiamare alternativi a quelli attuali, quindi motori a ioni, motori al plasma, un concetto di motore che usa onde elettromagnetiche, che è il principale argomento in verità di questo lavoro, e qualche menzione, diciamo, qualche accenno alla fusione. Questo è il lavoro di questi due autori russi, Ziltsov e Kuligin, dell'Istituto Kurchatov di Mosca del 2018. E si apre con questa citazione appunto di Tsiolkovsky, che è stato questo pioniere negli studi sulla propulsione spaziale, che dice questo: la Terra è la culla dell'umanità, ma uno non può vivere nella culla per sempre, come dire che l'umanità è destinata a lasciare la Terra. Non si sa quando, non si sa come, ma probabilmente succederà. Quindi questo è un lavoro che l'obiettivo di mostrare un po' i progressi che sono stati fatti e dare le motivazioni per insomma, l'impiego di sistemi alternativi alla propulsione chimica. Infatti si cita il lavoro di Tsiolkovsky degli inizi del Novecento, dove evidenziava come la propulsione chimica non è capace di fornire spinte, diciamo, sufficienti per allontanarsi troppo dalla Terra per via della bassa velocità, di emissione delle particelle. E quindi sono stati introdotti i motori a ioni o motori, elettrostatici, che garantiscono una maggiore velocità, di emissione. Questa immagine, o meglio, questa formula che viene mostrata qua è appunto l'equazione di Tsiolkovsky, che dice che la velocità, di accelerazione del mezzo è proporzionale alla velocità di espulsione del propellente per il logaritmo di questo rapporto delle masse. Al numeratore c'è la massa totale, quindi massa del mezzo più massa del combustibile, diviso la massa del mezzo. Quindi maggiore è la massa del combustibile e maggiore è la spinta, però cresce solo logaritmicamente. Quindi conviene avere maggiori velocità di spinta invece di avere grandi masse di combustibile. Dopodiché viene fornito, vabbè, un po' di background, si parte dai motori a ioni, che sono i più semplici, che sostanzialmente ho già trattato in un altro video, ma in poche parole si basano, diciamo, sull'accelerazione di ioni da parte di un grande potenziale elettrico. Quindi ci sono delle griglie elettriche che accelerano gli ioni e questi vengono iniettati in coda e poi devono essere neutralizzati con un catodo che emette elettroni. Questo è il concetto di motore più semplice, non esente da problemi. Dopodiché si passa a concetti più avanzati. Vabbè, questo è diversa concetto di sempre di motore a ioni, con una diversa disposizione degli anodi e del catodo. Dopodiché si passa a questo concetto di motore, che invece usa una spinta di tipo elettromagnetico, quindi ci sono dei magneti che creano appunto un campo magnetico e quello che accelera le particelle è una forza tra campi magnetici e correnti elettriche. Quindi questo è un motore che può funzionare in principio con una potenza maggiore. Qua c'è un esempio di una realizzazione pratica. Qua ci sono delle considerazioni sulla spinta dei vari sistemi considerati, propulsione a ioni, propulsione a effetto Hall, e propulsioni senza elettrodi, che è quello che poi viene considerato in seguito. Il propulsore senza elettrodi riscalda il plasma attraverso onde elettromagnetiche e poi il plasma caldo viene convogliato in una particolare direzione tramite magneti e iniettato in coda. E questo è un concetto, diciamo, di motore che consente di ottenere spinte molto maggiori. Diciamo che il limite sta solo nella potenza di generazione di queste onde elettromagnetiche, quindi servono dei generatori molto potenti di onde elettromagnetiche. Gran parte di questo lavoro viene dedicato proprio alla discussione di questo.
Qua viene mostrato la differenza, il confronto tra un eventuale moto, diciamo, veicolo spaziale spinto da quattro motori a ioni e l'equivalente motore basato su queste onde elettromagnetiche, che come vedete è molto più piccolo e molto più leggero, quindi è conveniente diciamo, utilizzare questo tipo di propulsione. E, dopodiché qua viene mostrato l'efficienza energetica in funzione dell'impulso specifico, che sarebbe l'impulso per unità di massa, è un'unità di misura, o meglio, è un fattore particolarmente rilevante nella propulsione spaziale, maggiore l'impulso specifico, maggiore l'efficienza. E lo stesso viene mostrato la spinta in newton, quindi la forza, versus la potenza in riscaldamento con onde elettromagnetiche, quindi maggiore la potenza, maggiore la spinta. Quindi in principio questo tipo di motore consente di avere una grande potenza, però richiede anche dei generatori insomma, di onde elettromagnetiche potenti. Dopodiché l'ultima parte viene, o meglio, l'ultima parte, la penultima, viene dedicata a discutere i problemi inerenti alla realizzazione di un motore a fusione e viene mostrato il concetto di Discovery 2, quindi il mezzo che vi ho descritto appunto nell'articolo precedente, quello del 2002. E si discutono i pro e i contro e infine si mostrano gli studi realizzati sul concetto di motore senza elettrodi, quindi con riscaldamento onde elettromagnetiche, presso l'Istituto Kurchatov a Mosca. E qui si mostra il setup sperimentale che consiste in una camera che contiene il plasma con riscaldamento con onde elettromagnetiche e una serie di magneti che inconvogliano il flusso per ottenere una spinta. E si mostrano i parametri e i risultati che sono stati ottenuti. Quindi, questo articolo aveva più che altro lo scopo di giustificare lo studio in questa direzione, perché effettivamente è necessario avere dei motori spaziali che abbiano una grande efficienza e una grande spinta, una grande propulsione. Infine vi mostro questo documento riassuntivo di sole 12 pagine che racchiude in sé praticamente tutti i risultati che sono stati ottenuti in quella lunga tesi, di dottorato di tale, A.S. Pagan dell'Università di Stuttgart, che era una tesi di quasi 200 pagine, quindi effettivamente un documento piuttosto lungo. Qua viene riassunto, non vengono mostrate tutte le procedure, tutti i calcoli che sono stati fatti, ovviamente, però i risultati principali sono qui riassunti. Questo lavoro aveva lo scopo appunto di calcolare la fattibilità e anche valutare le performance di un propulsore basato su un tokamak sferico. E quindi diciamo che analizza come dire, tutti i parametri fisici che coinvolgono questo tipo di reattori e mostra anche i risultati che seguono dall'applicazione di alcuni modelli teorici. Allora, vengono anche descritti i vari modalità di funzionamento, quindi per esempio quel hash drive, che però si basa solo sui prodotti di scarto e quindi ha poca potenza, ha una grande efficienza ma poca potenza. Dopodiché si considera il concetto di working gas drive, che invece prevede l'uso di gas aggiuntivo che viene iniettato per aumentare la spinta. Questa immagine mostra sostanzialmente quello che vi ho già mostrato nel disegno stampato. Questo è il funzionamento di un reattore con tokamak sferico nella modalità working gas drive, quindi c'è del gas che viene iniettato lungo la colonna di plasma, che viene poi accelerato dalla espansione sostanzialmente per il riscaldamento e anche viene accelerato ulteriormente dai prodotti di scarto e viene convogliato in coda. Qui viene anche mostrato un po' in sezione le varie parti di cui si compone il reattore, quindi oltre al plasma c'è anche il blanket che sarebbe letteralmente coperta, ma è in verità uno strato spesso di materiale che scherma i neutroni. Poi c'è un meccanismo di conversione diretta di energia in elettricità, che poi in verità poi viene effettuato tramite cicli termodinamici e poi i magneti, e poi sì, i magneti sostanzialmente. Questa invece è una sezione trasversale del plasma, quindi viene messa a confronto la struttura concentrica di materiali che circondano il plasma nei due casi, in cui si utilizzi la reazione deuterio-trizio e in cui si utilizzi il deuterio-elio-3. Come ho detto, nel caso deuterio-elio-3 non vengono prodotti neutroni, quindi serve minore schermaggio per i neutroni, appunto, e quindi la struttura esterna è più sottile e più leggera.
Nel caso di deuterio e trizio ci sono addirittura due blanket, quindi due grossi spessori di materiale diciamo, che schermi i neutroni. Questo rosso sono i magneti e quello in giallo invece è viene detto direct energy conversion, quindi un sistema che produce direttamente energia dalla fusione. Poi ci sono, viene descritto brevemente il concetto di tokamak sferico, quindi il fatto che abbia un rapporto d'aspetto pari a 1 circa. A differenza dei tokamak convenzionali che hanno un grande rapporto d'aspetto, qua viene mostrata un'immagine sostanzialmente della struttura magnetica, vista in sezione trasversale. E qui si comincia con la descrizione del modello analitico, che è un modello semplificato per descrivere la fisica che avviene in un reattore a fusione. È basato sostanzialmente su considerazioni energetiche, leggi di conservazione e bilanci di potenza, quindi sono, come dire, formule o equazioni che seguono da considerazioni piuttosto generali ma anche abbastanza solide. Quindi questi risultati non si basano su simulazioni ma su calcoli analitici, che però sembrano dare buoni risultati. In effetti sono stati messi alla prova con dei tokamak sia tokamak normali sia tokamak sferici che esistono già e hanno dato buoni risultati. Quindi i risultati analitici forniscono poi quelli che sono i dati che vengono utilizzati per fare il bilancio alla fine. E poi si compilano delle tabelle in cui vengono mostrati tutti i parametri, sia geometrici sia di plasma, quindi parametri di plasma come temperatura, il beta che è una misura della pressione, una misura normalizzata della pressione, la densità, tempi di confinamento, potenza, per i vari tipi di reazione, sia deuterio trizio sia deuterio elio 3. Qui si continua con i modelli analitici e qua si calcola anche la massa di tutto il complesso a causa dei vari componenti, quindi il blanket, questa coperta che serve per schermare dei neutroni, sostanzialmente i magneti stessi, il sistema criogenico che serve a raffreddare, i radiatori che servono a dissipare energia, insomma il calore, nei casi sia di deuterio trizio sia di deuterio Elio3 e per diversi sistemi di propulsione. Si vede che le masse sono comunque dell'ordine delle centinaia di tonnellate, quindi viene anche messo a confronto, diciamo, con diverse dimensioni del tokamak. Giustamente maggiore è più grande il raggio maggiore, più grande è anche il peso della struttura. Ci sono anche considerazioni sulla necessità di avere tokamak più grandi per aumentare l'efficienza. E se non sbaglio, per la reazione di tipo deuterio elio 3, aumentare il volume del plasma non aumenta l'efficienza, quindi conviene avere plasmi più piccoli, cioè tokamak più piccoli. E alla fine si traggono le conclusioni e se non ricordo male, se non ricordo dalla lettura del documento più lungo, quindi quello più esteso, l'uso del tokamak sferico con il working gas drive, con la combustione della reazione deuterio-elio 3 fornisce la massima spinta, il massimo bilancio, diciamo, tra massa del complesso e spinta, la massima efficienza e in ogni caso quindi sembra essere la scelta favorita, la scelta ottimale. Oltretutto come dimensioni è anche quello più contenuto, per cui in principio è anche quello più fattibile dal punto di vista pratico, però è evidente che nonostante, diciamo, sia fattibile dal punto di vista tecnologico, rimane comunque la sfida di mandare in orbita e poi assemblare un complesso così grande e anche così pesante come questo. Quindi spero di avervi fornito una panoramica abbastanza completa. Ovviamente non può essere del tutto completa perché c'è una letteratura più vasta dietro. Io mi sono limitato a leggere questi documenti e forse qualcun altro giusto per complementare le informazioni, però direi che questo già fornisce abbastanza informazioni. Direi che diciamo, gli scienziati che si occupano di questo problema hanno le idee già abbastanza chiare su come affrontarlo, sono consapevoli delle difficoltà, ci sono problemi legati al peso, all'uso dei materiali per gestire questi flussi di potenza, comunque si tratta di reazioni termonucleari che ancora non siamo in grado di controllare adeguatamente sulla Terra, quindi nello spazio a maggior ragione. E come implementare, come ottimizzare la potenza della spinta con i vari sistemi di propulsione, con questo working gas. Quindi sembra che
la cosa si possa fare, non vi sarà sfuggito un dettaglio non trascurabile, cioè il fatto che questo prevede che ci sia un reattore a fusione nucleare nello spazio che oltretutto non è controllato attivamente. Infatti è una cosa che non ho detto perché è una cosa tecnica, però di fatti è abbastanza importante, cioè questo è un reattore che non ha una corrente di plasma indotta dall'esterno. In quanto nei tokamak sferici si pensa che la corrente di plasma possa essere autogenerata tramite un effetto che viene detto corrente di bootstrap, dovuta alla forma particolare e all'intenso campo magnetico. Quindi la corrente di bootstrap che viene generata da effetti interni è in grado di supplire, come si dice, di fornire la corrente totale. E non ci sono sistemi di riscaldamento ausiliario se non qualche riscaldamento con onde elettromagnetiche, ma non eccessivamente potente. Quindi è un tipo di reattore che sostanzialmente si autosostiene, infatti dovrebbe funzionare nella maniera di iniezione, e quindi è ulteriormente complicato. Tra l'altro si parla di reattori con reazioni di fusione deuterio-io3, che richiedono temperature di attivazione molto elevate per potersi innescare, quindi è già qualcosa che va oltre le nostre aspettative. Quindi quello che non vi sarà sfuggito è il fatto che questo sarà possibile solo in un lontano futuro, perché noi ancora abbiamo difficoltà nel realizzare la fusione deuterio-trizio controllata sulla Terra. Quindi, questi sono tutti studi teorici per qualcosa che si vedrà forse tra 100 anni, se non di più. Però, tutto sommato, vale la pena fare questi studi perché magari possono essere utili anche per fare ricerca nella fusione attuale, quella che, per la produzione energetica sulla Terra. E quindi niente, spero che questo argomento vi sia interessato, penso di sì, l'esplorazione spaziale è sempre più interessante delle questioni scientifiche fini a se stesse, e quindi niente, spero che vi sia piaciuto, arrivederci al prossimo video, ciao ciao!